Buongiorno a tutti, sono Marilena Anzini, un'insegnante di canto, di funzionalità vocale, di improvvisazione vocale. Sono presidente della Home and Journey, una piccola associazione culturale di Busto Arsizio che si occupa di voce, canto e crescita personale. Ho conosciuto lo Circle Songs tanti anni fa, ovviamente ad un concerto di Bobby McFerrin, che Dio lo benedica, e della sua straordinaria voice extra. Le ho poi praticate con la guida di Oscar Boldre, grandissimo improvvisatore e uno dei primi a portare le Circle Songs in Italia, e poi con Rhiannon, una delle componenti storiche della Voice Extra, grandissima insegnante di improvvisazione vocale, di cui ho seguito numerosi seminari e il master annuale All the Way In. Circle Songs, sulle Circle Songs si potrebbero dire tantissime cose perché sono una vera e propria miniera d'oro di possibilità sia didattiche che artistiche. Ecco, io vorrei soffermarmi su un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, che è la loro capacità di creare comunità, di creare legami forti e profondi tra le persone, in un modo che è particolare. All'interno della Home and Journey mi prendo cura del Canta che ti passa, un gruppo vocale con il quale oltre ai brani di repertorio facciamo moltissimo circle singing, sia ai nostri incontri sia ai concerti dove poi coinvolgiamo spesso anche il pubblico a cantare. È per me una gioia continua assistere al processo che ha fatto diventare questo gruppo vocale una vera e propria piccola comunità con legami molto forti tra le persone che pure sono molto diverse tra loro. E con il Canta che ti passa, offriamo spesso anche delle open circle songs alle quali invitiamo chiunque voglia partecipare. Ecco, anche lì io ogni volta mi stupisco di ciò che accade alle persone, che arrivano spesso senza essersi mai viste prima. Non si scambiano nemmeno una parola, si inizia a cantare e alla fine delle circle songs li vedi guardarsi in un modo incredibile, abbracciarsi, salutarsi come fossero vecchi amici, amici che hanno condiviso qualcosa di importante nella loro vita. Ecco, questo dopo solo mezz'ora, un'ora di Circle Songs. E credo che questo sia straordinario. È vero, non è raro che ciò accada quando si canta insieme, ma nelle Circle Songs c'è qualcosa che facilita, secondo me, ulteriormente questo incontro subito profondo tra le persone. La prima è la mancanza della comunicazione verbale, perché il linguaggio verbale appartiene soprattutto alla sfera mentale dell'essere umano ed è legato a tutto ciò che è individuale in ognuno di noi. Oggi poi assistiamo a questo fenomeno, per cui la comunicazione avviene spesso attraverso la parola scritta, quindi la parola viene defraudata di ciò che è davvero importante nella comunicazione, che è il cuore della comunicazione, che è il suono. Nelle Circle Songs avviene proprio il contrario. Le parole vengono come sbucciate nel contenitore verbale e ciò che rimane è l'essenza, la polpa della comunicazione, il suono. Infatti nelle Circle Songs si usano prevalentemente suoni, fonemi, linguaggi inventati, le parole vengono momentaneamente accantonate e in questo modo si bypassano tutte le strutture mentali, i pensieri, le idee individuali e l'incontro tra le persone avviene ad un livello più profondo, che è quello a cui appartiene il suono e che va oltre l'individualità, che supera le differenze, ci accomuna subito. Tutto ciò poi è rafforzato da un altro aspetto caratteristico delle Circle Songs che è l'ascolto. L'ascolto è quando si fa circle singing, non è possibile non ascoltare. È immediato che le orecchie si raddrizzino, che si diventi vigili e attenti a ciò che sta accadendo. E a volte accade che ci si dimentichi di sé. E in effetti ascoltare vuole anche dire questo, vuol dire mettere da parte, almeno momentaneamente, il nostro io per fare spazio, per lasciare entrare qualcosa. E questo qualcosa sono le voci degli altri e la musica che queste voci creano. Una musica nella quale la voce di ognuno può trovare casa, la voce di ognuno può sentirsi al sicuro, avvolta, può sentirsi non sola. Tutto ciò spunta le armi del nostro individualismo e ci apre
proprio spontaneamente al rispetto, all'accoglienza, al senso di appartenenza, alla gioia di sentirsi uniti. E io credo che ci sia tanto bisogno di questo, soprattutto nei nostri tempi. E il canto, in particolare il circle singing, credo che abbiano una potenzialità incredibile in questo senso. Quindi il mio augurio è che sempre di più la gente torni a cantare in coro e che sempre di più le circle songs si diffondano su questa terra. Sì. Grazie e viva le circle songs!